Lo scopo di questa escursione è stata quella di poter rendere partecipi di una commemorazione che non volevamo caricare eccessivamente di significati, comunque di rendere possibile la partecipazione anche a dei ragazzi che non avessero pratiche alpinistiche. La cosa aveva delle indubbie difficoltà perché le ceneri di Evola sono state collocate 30 anni fa sul ghiacciaio del Rosa, 4200 metri, e oltre i 3800 metri per chi non è pratico di montagna, per chi non la pratica normalmente possono esserci delle difficoltà. Quindi il mio obiettivo era di ricondurre, di non limitarsi a delle commemorazioni di tipo culturale o intellettuali, ma di far vivere un'esperienza in un luogo suggestivo, in un luogo che è suggestivo sia perché ci sono le ceneri di Evola, sia perché sono i luoghi dove Evola giovane negli anni 30 compiva le sue escursioni, le sue scalate, di cui c'è traccia nel libro Meditazione delle Vette. Praticamente mi sono attrezzato, mi sono attivato per poter portare anche chi non era un alpinista, in modo che partendo da quella suggestione, da quella commemorazione, potesse essere introdotto all'ambiente alpinistico per via del fascino di Evola che li poteva suscitare e del luogo di dove siamo andati. E alle 3 di mattina, 3 e mezza di mattina, siamo partiti attraversando il ghiacciaio del Rosa, arrivando alla base dell'ISCAM occidentale, dove sono state appunto collocate le ceneri di Evola. Evola è stato impegnato durante la Prima Guerra Mondiale sull'altopiano di Asiago come sottufficiale di artiglieria da montagna. Nel periodo immediatamente successivo è il periodo della calata del pozzo nichilista per quanto riguarda Evola, cioè è il periodo dadaista, è il periodo delle esperienze, delle droghe, è la tentazione del suicidio, è un periodo travagliato di cui lui parla già nel primo capitolo del Cammino del Cinabro. Nel Cammino del Cinabro, sempre nelle prime pagine, lui racconta della intuizione, dell'apertura che ha avuto per superare quello stadio a seguito della lettura di un passo del Buddha sull'estinzione. E in quello stesso capitolo lui menziona, oltre a Nietzsche per quanto riguarda le altezze, Simmel. Evola, subito dopo la questione dell'estinzione, parla della possibilità dell'ascensione, di un percorso individuale, di trarsi fuori da questa situazione di decadenza e di nichilismo. Nei suoi scritti sulla montagna, a parte di richiamare l'aspetto mitologico e simbolico perché in tutta la cultura indoeuropea gli dei sono collocati sui monti, dall'Olimpo al Valhalla, insomma, sai, il luogo delle divinità per eccellenza è la montagna, quindi c'è un simbolo. Poi c'è il discorso dell'ascesi e in montagna ci si può andare per sport, per diletto, per godere di un panorama, ma vi è una dimensione della montagna che può essere in un certo qual senso messa in parallelo con l'arte marziale, nel senso che c'è una dimensione che è puramente fisica, che però introduce, consente un'apertura su una conoscenza del profondo. Questo avviene perché si utilizza il fisico sperimentando il limite, quindi sperimentando la fatica estrema, la paura estrema, la solitudine, lo stesso ripercuotersi anche di immagini e di situazioni reali, quindi c'è la possibilità di un'apertura sul dominio spirituale eccellente. Evola ha un modo suo particolare di affrontare la montagna, che è quello di prenderla d'assalto fino a un primo sfiancamento fino a raggiungere una soglia limite
delle potenzialità fisiche, dopo le quali subentra una volontà dell'io profondo che consente appunto una conoscenza del sé molto profonda e molto particolare. Questo è il modo di affrontare la montagna alle vette di Evola. Soprattutto, l'ultima cosa, Evola ama sfidare la Morfati e quindi ama prevalentemente le montagne di ghiaccio più che la roccia. Ci sono indubbiamente tanti modi di andare in montagna, ci si va volentieri in gruppo e si riscopre una dimensione della camerateria molto particolare, con delle analogie anche dello si possono aggiungere anche con delle situazioni simili a quelle che si possono trovare in trincee, in uno stato di belligeranza. Ci sono delle esperienze di montagna che hanno questa dimensione, questa vicinanza in tutti i sensi, fisica, di pericolo, di soccorso, eccetera, eccetera. Esiste poi un andare in montagna che secondo me è quello più proficuo ed è l'alpinismo solitario. L'alpinismo solitario soprattutto là dove c'è l'orrido. Ora, in quest'epoca dell'età oscura, epoca del nichilismo maturo, dove praticamente ogni possibilità di ricollegarsi al sacro è negata, l'individuo, la persona ha nella montagna una possibilità di ricollegamento con questa dimensione sacrale. Però perché ciò avvenga è indispensabile praticare la montagna in una certa maniera. Ma esiste un'altra possibilità, esiste la possibilità di immettersi in alcune valli e disperdersi, di non sapere dove si è esattamente, di cercare di orientarsi da sé, e quindi nel praticare l'orientamento fisico sul terreno, sul percorso, sull'andare, c'è la possibilità anche di ritrovare una bussola interiore molto particolare. Quindi ci si prova in uno stato di sperdimento che forse può avere delle analogie con il deserto, per esempio. Ho provato l'emozione dello smarrimento e di per ore non sapere dove mi trovavo. C'è una bella raffigurazione, una presentazione al Castello della Manta a Saluzzo, vicino a Saluzzo, dove io ho vissuto per alcuni anni, e c'è dipinto sui muri di questo castello questa saga. E lui dice che nella montagna accade lo stesso, cioè, e non è semplicemente un ringiovanamento di tipo fisico, cioè non è l'uomo con la barba che torna ventenne fisicamente, è in realtà un recupero di una dimensione profonda che avviene proprio praticando la montagna a questo livello qua. Senza andare molto lontano nelle valli della Bergamasca, del Bresciano, eccetera, uno arriva di notte, può avere la possibilità di sperdersi, di camminare per giorni, senza appoggiarsi a punti di sosta studiati prima e segnati sulle cartine. Ed è una bella esperienza, è un'esperienza che aiuta molto a una conoscenza più profonda dei propri limiti e della propria individualità. Un tempo per nascere.